A capo di Monte per la sezione osservatorio per il Campania Teatro Festival ha debuttato lo spettacolo Gemito, l'Arte Ropaz, scritto e diretto da Antimo Casertano sul palco insieme a Daniela Ioia, Luigi Credendino, Ciro Cruz, Giordano Zangaro. Una vita tormentata e ossessionata dalla continua ricerca della perfezione e dal maniacale tentativo di lavorare non per la conquista del successo, ma per la conquista della verità è quella di Vincenzo Gemito, uno degli artisti napoletani più dimenticati di sempre. L'ossessione per il vero lo ha spinto persino verso la reclusione in manicomio, avvenuta tra il 1886 e il 1888, prima di recludersi in casa per oltre 20 anni in modo volontario, una volta uscito. La volontà del regista è stata quella di realizzare uno spettacolo e di poterlo portare in scena non solo per ridare luce alla figura di Gemito, ma anche per esplorare la materia intima che muove un artista, ponendo delle domande. Assenso. Accettare i compromessi? Che senso ha intendere l'arte oggi, così come all'epoca per, per Vincenzo Gemito? E Vincenzo Gemito è solo è un tramite, è una, è una miccia per parlare anche un po' della condizione che viviamo oggi. È un po' anche quella la domanda che, che ci poniamo e che mi pongo oggi. Che senso ha fare arte oggi? Che senso ha lavorare d'arte? Questo, quindi è, come dire Vincenzo Gemito, è un pretesto da cui parte poi una riflessione che, che è anche mia, molto personale.